Come tutti gli anni, dal periodo natalizio, le tende della Fondazione AVSI tornano ad animare i cuori delle città. Una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata grazie allo straordinario coinvolgimento degli AVSI Point, un network di sostenitori volontari che con creatività e passione organizzano eventi e incontri in tutta Italia. Il titolo della campagna tende di quest'anno è «Alla radice dello sviluppo, il fattore umano». Tra i progetti sostenuti dalle tende di AVSI, il Kenya, dove anche nella carestia del Corno d'Africa l'emergenza è l'educazione. È la più grande carestia degli ultimi 60 anni. Il Corno d'Africa, già tormentato dalla guerra e dal fondamentalismo, è strangolato dalla siccità. In 2 anni qui non è caduta una goccia d'acqua. Tukai, questa donna somala, è disperata. La nostra vita dipende dalla pioggia e qui non piove più. Le bestie sono morte, non abbiamo più nulla. Come faremo a sopravvivere? Ce ne dobbiamo andare, altrimenti moriremo anche noi. È un esodo biblico. Ci sono più di 10 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. 350.000 soffrono letteralmente la fame. L'emergenza dalla Somalia si allarga a Kenya, Etiopia e Djibouti. È un'umanità ferita a morte, bambini che sembrano scheletri. Ma è difficile persino portare aiuti qui senza scendere a patti con i fondamentalisti. Questa è un'area dove l'influenza di Al-Shabaab, i miliziani somali, di Al-Qaeda è fortissima. La nostra presenza qui è vista come un'ingerenza e questo è un problema in più. Questo di Dadaab, in Kenya, è diventato il più grande campo profughi del mondo. Qua a Dadaab sono arrivate in media 1.300 persone al giorno, a fronte delle 1.500-2.000 che arrivavano a settimana fino a un mese fa. Non c'è più posto per tutti, praticamente. Non c'è più spazio, cioè non hanno più dove andare. Il punto essenziale è una presenza centrata sulla persona e non sui rifugiati o profughi, che riparta dalla sua dignità e alimenti la speranza. Ma i campi ci sono dal 1991 e lì ci sono degli operatori dell'AVSI che operano dal 2009, quindi non da quando è stata proclamata ufficialmente la carestia. Ci sono due volontari lì, una l'abbiamo sentita, Maria Ligobbi e Francesco Calcagno, e a Nairobi c'è chi coordina le attività, Leo Capobianco, rappresentante di AVSI in Kenya, e Vittoria Martinengo, che abbiamo in collegamento webcam da Nairobi, più un'ora di fuso orario. Buongiorno Vittoria. Ciao, buongiorno. Allora, Vittoria, ieri siamo rimasti con Maria che le persone arrivano nel campo di Dadaab dicendo sì, fame, sete, alla fame ci si abitua, ma alla guerra non ci si abitua. E queste sono le scene che si ritrovano ogni giorno a Dadaab. Tu vai e vieni perché da Nairobi devi coordinare il tutto. Ecco, queste situazioni sono difficili da affrontare. Come le affronti tu, con il cuore, con gli occhi? Ma sicuramente sono cose a cui non si può stare indifferenti e almeno il cuore si stringe di fronte a queste cose e sicuramente gli occhi ogni tanto piangono. Però è visibile quando si fanno questi lavori, quando si sta a contatto con le persone, come facciamo noi, che in fondo abbiamo tutti lo stesso desiderio e lo stesso cuore. Entrambi desideriamo essere felici e questa felicità è quello che anche questi profughi hanno. Il primo segno di speranza e di felicità che ricercano è nella loro richiesta di dare un'educazione ai loro figli. Quindi la scuola proponete alle persone? Sì, noi proponiamo la scuola, proponiamo l'educazione come uno strumento di crescita di ogni persona. Uno strumento che possa poi aiutarli a riconoscere i loro valori, anche se hanno perso tutto rimangono delle persone. Questo è quello che noi vogliamo sottolineare. E l'educazione è lo strumento più efficace e diretto per far sì che loro riconoscano questo e possano acquisire delle conoscenze tali che gli permettano di sperare in un futuro migliore e costruirsi il loro futuro, speriamo, in Somalia. Personalmente nella mia vita privata penso che l'esperienza di Dadaab mi abbia cambiato molto, mi abbia fatto crescere rispetto anche alle piccole cose di tutti i giorni.